Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. La Ferre Cup è finita, sono stati 2 giorni, anzi per me 3, poi vi spiegherò perché. Sono stati dei giorni divertentissimi e il trofeo è andato benissimo. Un'organizzazione comunque molto ottima. Devo dire un ringraziamento speciale a Ferre che mi ha invitato e ovviamente a Supercell che ha organizzato, no, il tutto e che ci ha permesso, no, di fare questa coppa. E ovviamente un ringraziamento anche a tutte le persone che hanno partecipato, perché ragazzi è stato divertentissimo. Io vi ho visto in questi giorni, tutto il supporto che avete avuto per il team Grax, rinominato ragazzi team Tripla D, perché vi ricordo che io ovviamente mi chiamo Daniele, Grax si chiama Davide e avevamo Runei, che appunto nel nome c'è scritto Davide Runei, perciò anche lui si chiama Davide, il team Tripla D, fantastici. Questo qua è un video recap dei 2 giorni di appunto Ferre Cup e noi ovviamente abbiamo dato il massimo, avevamo comunque un team molto difficile perché buon Runei che ha giocato benissimo e spero si sia divertito, aveva comunque delle lacune molto grosse, nel senso che ragazzi tanti brawler non li sapeva, non sapeva cosa facevano proprio letteralmente, e lui ragazzi in 3 giorni si è beccato un coaching clamoroso che penso nessuno su Brawl Stars si sia mai preso. Infatti è stata un'esperienza particolare anche per me, perché mi sono messo alla prova ed è stato divertente. Lui comunque è rimasto molto soddisfatto, io sono rimasto molto soddisfatto di come abbiamo giocato, perché ovviamente sapevate che io ero nella categoria diciamo dei pro tra virgolette, quelli che avevano più o meno la responsabilità delle partite, perciò facevo il draft, aiutavo in game con i posizionamenti e tutto, e ci siamo divertiti. Allora del giorno 1 ho registrato tramite il gioco, perché non potevo registrare direttamente sul momento, ho finito 2 giorni ragazzi cotto, l'ho registrato direttamente dal gioco. E questo è l'incontro che per tanti è stato il miglior match del giorno 1 di Ferre Cup, ovvero Team Grax come vedete contro Team Gigi. Team Gigi che poi è andato in finale giorno 2, perciò complimenti a loro, come vedete composto da Gigi capitano, Alessandra che era il pro player del loro team e Sparks che era la ciliegina. Team Grax invece composto da Grax capitano, player D, io e il pro player, e Davide Runei che è un pro di Royal che era la ciliegina. Ok, vi faccio vedere questo primo match, ce lo commentiamo nel mentre che io parlo. Il primo set l'avevano vinto loro ed era su annientamento, ragazzi ci siamo fatte 5 partite su annientamento, 3 pareggi e una cosa clamorosa, ed è stato anche quello uno dei set più belli perché è stato combattutissimo. Poi il draft è andato abbastanza bene nei nostri confronti, perché sono riuscito a mettere a Runei un brawler relativamente facile da usare, anche se non l'aveva mai usata Jackie in questa partita, cioè proprio in generale non l'aveva mai usata. Infatti il mio consiglio è stato anche allo start di andare subito aggressivo e provare a prendere la lane. Non è stato facilissimo perché aveva Nita contro, in realtà dovevamo metterlo contro Tara, ma per esigenze di switch e di cose, per fare più veloce ed essere un pochino più performanti, sono rimasto io a destra. Come vedete io sono riuscito a prendere Charlie, Alessandra comunque in mid ha preso Pearl e non è stata una partita semplice nemmeno questa. Questo per noi era il secondo set, loro già avevano il primo di vantaggio, perciò se perdevamo questo avevamo perso la partita. E guardate che belle partite, qua Alessandra entra con una cattiveria incredibile, qua Runei di pochissimo non prende la kill, io mi ritrovo con tutte le gemme e qua ragazzi appunto arriva praticamente il mio cambio, nel senso dato che ho 6 gemme decido di andare io mid e dico a loro di switcharsi, infatti come avete visto vanno dalla parte opposta. Questa cosa ci aiuta tantissimo, come vedete ci alziamo tanto, è stata un'ottima scelta e vi assicuro che fare tutto in game è stato tosto, perché io di solito commento, non gestisco team, perciò non è stato per niente facile. E allora guardate qua come entra bene Runei, che usa l'hypercharge e proprio gli plana negli occhi, mi prende anche la gemmina. A posto, perciò 2 gemme lui, 8 io, ci siamo, dobbiamo solo difendere. Alessandra arriva con l'hypercharge, qua la intercetto, ma la liscio tantissimo, per fortuna anche Sparks liscia tutto. E ragazzi, ci portiamo a casa il primo game di gem. Per il giorno 1 vi faccio vedere direttamente gem, perché è una di quelle che mi è piaciuta di più, perché è stata molto tecnica. E vi ricordo ragazzi che questo torneo era sì per divertimento, ma poi si è trasformato in un torneo competitive. E tutte
le persone che hanno partecipato si sono fatte trovare in forma smagliante. Io, ragazzi, ci tengo a fare anche i complimenti pubblicamente a Gigi, che penso sia stato uno dei capitani più forti. È stato bravissimo, io non me l'aspettavo giocasse così bene. E il giorno 1 ha giocato benissimo, il giorno 2 per la finale ha giocato ancora meglio. Ragazzi, Gigi veramente clamoroso. Non so se guarderà mai questo video, però veramente ci tenevo a fargli i complimenti, perché ovviamente l'abbiamo riaffrontati anche il giorno dopo. E Gigi è stato fortissimo. Qua, come vedete, addirittura vanno a fare doppia lane. Vanno a provare a far prendere la lane a Spax. Io dall'altra tengo. Gigi era un po' in difficoltà contro la mia Charlie, ma giustamente, ragazzi, avevo anche più range. Poi, insomma, sapete che con Charlie sono particolarmente familiare. Venivo dal push del 35, che, attenzione, perché arriverà, arriverà, no spoiler, ma arriverà il video. E qua addirittura mi vanno a grabbare. Abbiamo fatto lo switch, abbiamo mandato Rooney sulla lane di sinistra, che era l'unica con i cespugli, così è riuscito a tenerla. Come vedete, per gli switch ho optato per una tattica un pochino più safe. Perdevamo un pochino, ma poi sapevo che potevo recuperare. Di conseguenza io ero a sinistra, ho fatto venire lui accanto a me e poi ho switchato. Questo per aiutare lui, perché aveva la lane, ero sicuro che avesse la lane conquistata. Io dall'altra parte dovevo soffrire un pochino, ok, ma ci stava. Era tutto programmato. Guardate qua Alessandra un'altra volta, che bel push. Alessandra, ragazzi, indemoniata in questa Fair Cup. Però qua le mine di Grax, ragazzi, fanno un miracolo. E io completo l'opera andando a prendere la kill. Qua Rune arriva e qua dobbiamo difendere le gemme. Dobbiamo tenerle o io e Grax o Rune, insomma. Rune lo facciamo andare avanti. Lui rischia un pochino di più, tanto bastavano anche quelle di Grax. Ma comunque riusciamo a rimanere tutti in vita. E ragazzi, ci portiamo al set a casa di Gem. Ora vi faccio vedere il giorno 2, vi faccio vedere un paio di match, vediamo quello che riesco, e poi ci salutiamo. Del secondo giorno vi faccio vedere, poi vi racconto tutto il resto, il match contro il Team Ciccio, così per far vedere un altro team. Team Ciccio, che è andato anche loro molto bene, composto da Ciccio, appunto, il capitano, Ciccio Gamer, ragazzi che ovviamente conoscete tutti, Fabio Mela nel ruolo di pro player, e ragazzi Dragon, che era la ciliegina. Oltretutto, ragazzi, un aneddoto carino che in pochi sanno, che ha raccontato appunto anche in live. Chi se l'è perso, ritrovate tanto la live sul canale di Ferre, sul canale Twitch di Ferre, ma anche su YouTube se non sbaglio, che ha ricaricato tutto. Dragon, ragazzi, è stato quello che in Italia, cioè è andato a Helsinki, l'unico italiano che poi ha schiacciato il bottone per il lancio di Brawl Stars, proprio per l'apertura dei server di Brawl Stars, ormai 5 anni fa. Perciò lui è andato in serie Supercell proprio a cliccare l'apertura dei server. Clamoroso, Dragon praticamente in Italia è per noi Brawl Stars, proprio lui, la rappresentazione umana di Brawl Stars è lui. Comunque, soprattutto Dragon lo conosco anche da tantissimo, ci giocavo diversi anni fa, ormai è passato un po' di tempo, perciò è stato un piacere anche lui rivederlo, ed è sempre bello, una persona molto, molto brava, si è sempre distinto per i suoi contenuti, molto importante. E qua, come vedete, eravamo sempre su annientamento, noi praticamente abbiamo fatto gameplay su strati verdi, ce la siamo masterata. Ma qua sono stati molto bravi loro. Ciccio con Bea si è dimostrato incredibile. Io qua, come vedete, ho fatto un po' di kill in questa partita. Ma è stato comunque un match difficile. Questo qua complessivamente poi l'abbiamo perso. Siamo andati poi contro il team di Gigi. E purtroppo, ragazzi, la nostra avventura lì è finita. Vi farò vedere anche un match molto bello contro il team di Gigi, perché ne abbiamo rifatto uno anche il giorno 2. E niente, ci godiamo questo match con un Ciccio, ragazzi, super aggressivo. Guardate con Bea che hit, cosa incredibile che fa. Dall'altra parte Fabio, che comunque si è andato a piazzare con questo Mr. T lì dietro, sfrutta sempre bene i pinguini. Qua rischia un pochino, ma guardate anche Dragon e Ciccio, ragazzi, pur non giocando da Brawl Stars da tanto tempo. Guardate che tryhard, che gameplay, ragazzi. Ciccio Gamer indemoniato, era veramente qualcosa di incredibile. Sparava, tornava indietro nei tempi giusti. Cioè, una cosa clamorosa. Il buon Ciccio
ha sfoderato il suo massimo potenziale su Brawl Stars in questo torneo. Guardate che roba, guardate che hit su Davide, prende sempre i pre-edit, era veramente una macchina il buon Ciccio, e guardate che roba, era letteralmente un bombardamento. Qua molto bravo Grax, ragazzi, Grax ha tryhardato l'inverosimile in questa Ferre Cup. E ragazzi, qua se non sbaglio dovremmo andare o 7-8 o 7-9. Ok, 7-9 di pochissimo, ma è stata una partita super combattuta. E poi, come detto, siamo andati a perdere. L'ultima partita che vi faccio vedere, e questa è andata anche nelle clip del team Reply Totem, perché poi capirete. E qua, ragazzi, eravamo sul nostro ultimo set contro il team di Gigi. Eravamo già 1-0 per loro, 1-0 anche dentro il set, perciò era la nostra ultima occasione per rimanere in gioco. Come vedete, Canyon Boom Boom, io con Pearl, Grax con Piper, Davide Rune con il Colt, che era praticamente l'unico brawler che aveva memoria di utilizzo, perché ne aveva usati un paio ai tempi quando l'aveva scaricato 5 anni fa e poi non aveva più giocato. Ha giocato, mi ha raccontato la sua storia, più o meno un paio di mesi da veramente tryhardino. E poi ha lasciato il gioco per continuare la sua avventura su Royale, che già giocava abbastanza competitive, se non mi ricordo male dal suo racconto. Perciò Colt l'ha usato, perché vi ricordo Colt è uno dei primissimi brawler che c'era su Pro Start, insieme a Shelly, insomma i primissimi, e si ricordava l'utilizzo. Infatti ogni tanto si vedeva che le giocate le aveva. Dall'altra parte, ragazzi, un team Gigi con una comp molto molto buona, il Brock di Alessandra, il Beat di Sparks e il Carl indemoniato, ragazzi, letteralmente di Gigi, che era un qualcosa di incredibile. Qua, ragazzi, Rooney si carica l'Hypercharge, io ho anche la mia, e qua parte incredibile. Due Hypercharge, la kill su Gigi, Rooney fa cose incredibili, fa danni, io disintegro Sparks e proviamo a recuperare. Oltretutto, spero che qualcuno abbia anche apprezzato le doggiate incredibili. Questo gadget magari facciamo finta di non vederlo, però qua mi è partito l'ultra istinto. E poi guardate Rune, ragazzi, ulti, kill, comincia a prendere hyper gadget, tutto, kill anche Alessandra e va in cassa. Cioè, guardate che cattiveria, doppia ulti, ragazzi, in un push due ulti con Colt da un metro dalla cassa. Qua comunque pushiamo abbastanza aggressivi e poi io e Grax la concludiamo. E questa, diciamo, anzi senza tra virgolette, è la nostra conclusione della Ferre Cup, perché dopo questo match ne abbiamo fatto appunto un'altra e abbiamo purtroppo perso. Niente, ragazzi, questo è il mio riassunto della Ferre Cup. Ringrazio ancora una volta Ferre e vi lascio, penso, il suo YouTube, perché tanto ha ricaricato tutto, perciò vi lascio il suo YouTube in descrizione. Spero che l'abbiate vista in diretta, perché è stata veramente un'emozione, e ovviamente speriamo prossimo anno di ripartecipare, perché spero e penso proprio che ci sarà una Ferre Cup 2.0. Detto questo, io vi chiedo un bel like e un bel commento per questo documentary, appunto, su questi due giorni incredibili, e noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.